Eccoci qua con un nuovo video, ragazzi. Oggi parleremo di una novità, ovvero la recensione di un mulinello a bobina fissa. Lo so che sarà strano su questo canale vedere mulinelli a bobina fissa, ma vi posso assicurare che li utilizzo anche io, o perlomeno ne testo varie tipologie in base alle varie, diciamo, tecniche, anche perché comunque devo poter consigliare dei prodotti validi. Siccome non molti utilizzano i rotanti, devo avere la possibilità di dare dei consigli ai clienti che vogliono sceglierli. Questa è una di quelle scelte andata a buon fine, perché questo cliente ha deciso di volerlo prendere ed è qualcosa di eccezionale. Come avevo già consigliato, perché avevo messo a paragone due mulinelli e lui ha scelto questo qua, beh, anche per questioni estetiche, che nella pesca anche quello è importante, ragazzi. Io vi parlo del Tubertini, questo qua è un Tubertini Concept XL 10.000. Ora parleremo anche delle caratteristiche. Ovviamente la maniglia si avvita con il controdato dall'altra parte, non è quelle che si avvitano girando al contrario la manovella. Vi consiglio questa tipologia di meccanismo perché tende a non sgranare a lungo andare. Mi spiego bene. Quelle dove bisogna avvitare è semplicemente da questa parte. Non c'è il rischio del sbagliare, perché molti mulinelli, come ad esempio i mulinelli da spinning, si avvita la bobina andando al contrario. Così facendo, però, può succedere che se si sbaglio o il mulinello non è di qualità stellari, ma soprattutto succede, no, soprattutto, diciamo che accade anche con loro, c'è il problema che la manovella a lungo andare poi si sgrani e non tiene più, quindi praticamente state sempre col problema che si svita la manovella e dovete cambiare poi la boccola interna del mulinello. Questa invece tipologia di, diciamo, di blocco della manovella è eccezionale. La manovella è in monoblocco. Quindi tutto questo qua è tutto un monoblocco d'alluminio e poi ha semplicemente il perno per il bloccaggio o lo sbloccaggio della manovella stessa. Un grosso pomello confortevole è fatto di una gomma morbida, però non che si rovini. Mi spiego bene, dà quella sensazione di gomma appiccicosa, quindi che fa quel bel grip, però non è di quella gomma morbida che facilmente si piega oppure si potrebbe rovinare. Il design è molto particolare, ora parliamo delle caratteristiche, ora parliamo più che altro dell'estetica inizialmente, poi parleremo anche delle caratteristiche specifiche. Come vedete, l'estetica è molto particolare e futuristica, con questo archetto molto, diciamo, all'insù. Il tappo frizione ovviamente è in carbonio, quindi la frizione car in carbonio. La bobina purtroppo ora non ve la posso fare vedere, vediamo in caso vi metto. Sì, vi metto magari una foto qua o di qua, vediamo dove c'è spazio nell'editing, dove vi faccio vedere com'era la bobina. La bobina era tutta quanta traforata, questo per alleggerire. Siccome è un 10.000, comunque ha bisogno di diciamo, di una minima perdita, quindi una piccola dieta per quanto riguarda il peso. Devo dire che non è molto pesante, ha un recupero stratosferico perché è lentissimo, quindi per il surf casting ideale, ragazzi, soprattutto per il surf casting alla spiaggia. Il guidafilo è molto particolare perché non è il classico guidafilo che fa passare il filo e sopra è libero, quindi c'è il rischio che si rovini, ma è chiuso. Quindi diciamo che il filo non ci sarà mai il problema del tagliare o rovinare il cuscinetto del guidafilo. Ecco, così siamo più chiari. Monta una sola bobina, nello scatolo danno solamente una bobina da Tubertini. Ma diciamo che è una media capienza, né troppo capiente né poca. Diciamo che ce ne vanno un 250 metri di 0,40. In questo caso è uno 0,40 perché verrà utilizzato con il filo diretto. Cos'altro? Ovviamente c'ha lo sblocco e il blocco della bobina, quindi si può ruotare al contrario. Per gli amanti che non vogliono utilizzare la frizione, quindi il no drag, si può utilizzare e lavorare il pesce anche al contrario. Io spero che il video si stia vedendo perché non so l'inquadratura dove arriva, ragazzi. Comunque, d'altra parte, comunque ve lo faccio vedere così: il bloccaggio della manovella al contrario viene. Basta semplicemente con la classica levetta. È un 10.000, come vi stavo dicendo, la frizione è molto, molto morbida. Come potete sentire anche un bel suono, capito? Davvero, davvero un bel suono, sono rimasto sbalordito. Altra cosa molto bella, l'archetto, se aperto nel modo giusto, come vedete, fa un suono che è magnifico. E soprattutto la cosa molto bella di questo mulinello che ho riscontrato, che non c'è il problema del carichiamo, magari facciamo un ground, un lancio particolare, andiamo a chiudere, si chiude l'archetto da solo perché decide, pa, e spezziamo tutto. No, perché questo mulinello, anche facendo così, vedete, va a blocco. Come potete vedere qui, ha un blocco, ora ve lo faccio vedere così, ha un blocco. Quando noi andiamo ad aprire e poi va a ruotare da solo, perché magari la manovella è pesante, quindi tende a ruotare da solo,
come possiamo vedere, boom, va a blocco, ma va a blocco sul copri guida filo di cui vi parlavo prima. E questa cosa aiuta perché praticamente così facendo non c'è il problema della chiusura automatica. Bisogna sempre chiuderlo a mano, per forza. Per molti potrebbe essere una cosa scomoda, secondo me, a chi piace fare surf dalla spiaggia, non avere, diciamo, rotture di scatole è qualcosa di eccezionale. Io infatti nei miei mulinelli lo toglievo sempre. Il bloccaggio lo toglievo, cioè lo sbloccaggio automatico lo toglievo sempre. Perché è come in alcuni mulinelli rotanti dove può capitare che basta che gira la manovella, automaticamente si attiva la bobina. Ad esempio gli Abu Garcia. Come questi mulinelli e come mulinelli a bobina rotante, ci sono questi qua che invece una volta che viene aperta la bobina, quindi è libera di far uscire il filo, non c'è rischio di chiusura. La bobina è leggermente conica, come potete vedere, quindi vi aiuta per quel che può nella distanza. È una cosa che mi è piaciuta molto, che carica un po' più filo nella parte inferiore e un po' meno filo nella parte superiore. L'imbobinamento fatto così aiuta molto per quanto riguarda la distanza, perché il filo esce dalla parte inferiore e uscendo in maniera conica si allarga prima e non va a toccare sulla linguetta, diciamo sull'orlo della bobina superiore, che rallenta la distanza del lancio, come ben sappiamo. Ora prendiamo le caratteristiche e posiamo il mulinello. Allora, questa è la sua scatola. Allora, questo monta 6 cuscinetti più 1, come vi dicevo prima. Ma devo dire, ragazzi, che è davvero fluido, quindi non facciamoci confondere. È della famiglia dei Ryobi, ovviamente. Allora, ha il rotore bisheped, come vi dicevo. Poi ha la larghezza della bobina, quindi sempre molto comodo per la distanza. E ha un'oscillazione super slow per quanto riguarda l'imbobinamento. Infatti, l'imbobinamento è un 3.9.1, ragazzi. Impressionante per un mulinello a bobina fissa. E quindi questa è una cosa, una caratteristica non da poco. Sì, recuperiamo meno filo, ma c'è anche da dire che sforziamo meno il mulinello, quindi con grammature grosse, sforziamo meno il mulinello, ma allo stesso tempo ci aiuta anche nel recupero, perché non dobbiamo sforzarci per togliere il piombo dalla sabbia in maniera più veloce, ma possiamo giocarcela lentamente. Diciamo che la frizione, quello ci dà un vantaggio. Il max drag è un 25 libbre, quindi più o meno un 13 kg. E non è poco, perché comunque facciamo conto che a surf casting si utilizzano fili che possono andare di solito massimo un 35, un 40 come in questo caso, diciamo difficilmente si va oltre. Io ad esempio con i rotanti comunque è diverso, si utilizza un 35 più shock. Nel surf magari molti utilizzano il 28, il 30, il 33 più shock leader. In questo caso è un 40 diretto, ma è una storia a parte. Quindi possiamo dire che comunque è ottimo a livello di caratteristiche di forza nel recupero, anche perché ragazzi, chiudere a tappo 12 kg e recuperare una preda a tappo 12 kg e la preda vuole continuarsene ad andare, non so nemmeno fino a che punto riusciremo a tirarlo fuori. Capite cosa vi voglio dire? Cioè, ci vuole dell'esperienza che non è proprio semplice da avere, bisogna avere diversi anni di pesca, quindi comunque 12 kg è ottimo. Non, diciamo, illudiamoci col concetto del ma il mio mulinello c'ha 30 kg di drag. Sì, ma tu quando utilizzerai mai un filo con più di 30 kg di carico di rottura? A nodo, perché ricordiamoci, potete comprare un filo che ha 33 kg di carico di rottura, poi gli fa del nodino ovviamente sulla girella e si è limitato il carico di rottura, perché ovviamente non sarà reale. Ricordatevi sempre questa cosa, oltre che il fatto non sono mai veritiere queste cose. Poi per il resto cosa vi posso dire? Come vi dicevo, i cuscinetti sono 6 più 1, il peso non è eccessivo, è poco più del mezzo chilo, quindi 580 se non era 560, ma imbobinato, quindi l'ho pesato già imbobinato, dovete toglierci sempre quel po' di peso comprensivo di filo, ecco, diciamo così. Basta, diciamo questa oscillazione ora ve la faccio vedere, è davvero davvero lenta. Guardate. Guardate com'è lenta. E non è per niente male. All'interno il mulinello devo dire che è composto da molti pezzi che sono di metallo e non sono plasticaccia, come piace chiamarla a me, definirla a me. Un'altra cosa bella che adesso ve la faccio vedere è che porta il cosiddetto ragnetto. Ok, che ora sarà difficile da rimontare. Ah no, 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 ragazzi, guardate. Aspettate, non so se riesco a farvela vedere così. Non so se si riesce a vedere la bobina. Vedete che è tutta quanta traforata all'interno, guardate che bella che è. Infatti non pesa niente. Con tutto che è molto robusta. Ah, dimenticavo, questa tipologia di bobina vi permette anche di fare ground e pendolare. Avendo una bobina in duro alluminio così,
resistente, anche se tutta traforata all'interno, non è equivali. Come vi stavo dicendo, monta il ragnetto, questo è il cosiddetto ragnetto, ragazzi. Ora non lo smonto perché non voglio avere, diciamo, rogne. Vedete il ragnetto? Non vi fa andare il filo, praticamente quando lanci, molte volte che succede? Lasciamo l'archetto aperto, il filo, recuperiamo magari male. E il filo va sotto e quindi va nell'alberino, dobbiamo togliere la bobina, eccetera. Invece no, guardate che bel ragnetto tutto quanto. Ovviamente è in plastica il ragnetto per essere più leggero possibile e blocca la parte laterale. La cosa bella è che questo ragnetto non dà fastidio a livello di frusci. Io mi ricordo che sui miei vecchi mulinelli, ad esempio, il ragnetto faceva un fruscio assurdo, ragazzi. Proprio dava proprio fastidio. Di resistenza, ragazzi, proprio si sente a livello non ha giochi, quindi questa parte è eccezionale. In più l'azienda me li ha mandati questi mulinelli, devo dire, ben oliati, forse fin troppo, quindi diciamo arrivano comunque con caratteristiche che non sono mulinelli secchi. Molte volte mi è capitato di ricevere da aziende X mulinelli che erano secchi, cioè proprio tu giravi e sentivi secco, lo dovevi aprire, mettere grasso oppure olio, dipendeva e così via. Questo caso invece no, ragazzi, tuttora sta rilasciando un poco di olio, quindi devo dire che parecchio olio è stato quindi... È stata fatta una manutenzione, diciamo, a breve percorso, o è proprio nuovo che è appena uscito dalla fabbrica, questo non ve lo so dire. Non è per fare una pubblicità all'azienda perché non me ne sta fregando nulla, anzi, comprate qualsiasi cosa, questa è semplicemente una recensione per parlare di questo mulinello perché magari c'è qualcuno interessato. Dimenticavo, chi è interessato all'acquisto può contattarmi, momentaneamente ce li ho, li posso ordinare a un prezzo molto vantaggioso e basta, non a caso infatti ha scelto questo per questo motivo. Basta, la parte superiore è in plastica, come vi dicevo, e ha diciamo un calcolo di frizione micrometrico molto, molto particolare, ovvero questo mulinello vi permette di poter gestire la frizione, i chili di frizione, molto semplicemente in base a uno scatto, due scatti, tre scatti. Non è come quei mulinelli che bisogna fare il mezzo giro per provare a sentire un minimo di differenza di frizione. Quindi, essendo molto precisa, vi aiuta anche per i combattimenti un po' più impegnativi, magari come la pesca all'orata o magari pesca. Ma più che altro è pesca all'orata, perché sono loro, diciamo, quelle infami che puntualmente arrivano al gradino e poi puntano nell'arco di colpo. E molte volte lì strappano il bracciolo. Così facendo, riusciamo a salvarci un po'. Per il resto, ragazzi, la recensione finisce qui. Farò altre recensioni di qualche altro prodotto che mi è arrivato, e anche perché non riuscirei a farle tutte in un video verrebbe troppo lungo. Vi invito ad iscrivervi al canale perché porterò sempre novità, sempre prodotti nuovi, sempre prodotti interessanti, ragazzi, sempre. Questa è una cosa che ci tengo a dirlo. Non vado solamente a pesca, quindi non porterò solamente pesche classiche, pescate. Sì, è bello vedere il mare, tutto quello che volete, però porterò anche molti prodotti, porterò tutorial e così via, perché credo che la pesca sia a 360 gradi, dall'attrezzatura a come creare determinate cose, a come utilizzare determinati prodotti, alla pescata in sé per sé. Si apprende da tutti, da chi pesca con la canna di bambù a chi pesca con la canna in titanio, quindi tutto e di più, ragazzi, io credo che sia così. Vi invito ad iscrivervi anche sulla mia pagina di Instagram, perché lì molte volte pubblico in anteprima molti prodotti, come ad esempio le Starlight elettroniche. Sono andate a ruba, ragazzi, io ho girato questo video. Dopo, ovviamente, un paio di giorni da quando ho girato quello che vedete, penso prima, e vi posso assicurare che gli Starlight elettronici sono schizzati, cioè impressionante, non me l'aspettavo proprio. Infatti sono rimasto quasi del tutto senza. E niente. Un abbraccione, buon mare e al prossimo video, ovviamente.